Sono partita da casa e voglio arrivare in cima a Lignano a piedi. L'altro giorno ho trovato un sentiero che secondo me dovrebbe portare lì, quindi ho preso il mio cane, uno zaino e ho detto andiamo. Quindi vediamo se riusciamo effettivamente ad arrivare alla croce di Lignano. Forse la giornata non è delle migliori perché quella è tutta nebbia. Quindi spero di vedere qualcosa oggi. Mi sono anche attrezzata, ho preso telefono, acqua, cibo, ciotola per il cane, qualche snack per lui, così da essere subito pronta. Ho una felpa, sono più attrezzata, insomma. Là abbiamo camminato tutto qua. Allora, sinceramente adesso non ho la più pallida idea di dove siamo perché il sentiero è finito. E in più punti ho trovato bivi o trivi, quindi sono andata un po' a sentimento. E adesso sto facendo un altro sentiero. Ovviamente so come tornare indietro, però non so dove sto andando, quindi è ancora più bello perché ho trovato tanti sentieri da poter sperimentare. E ho fatto delle belle salite, infatti sono bella sudata. Vedere lui che si diverte e che corre è un piacere. Sinceramente sono un po' indecisa sul da farsi perché qui ho un sentiero che va in giù, uno che va in su e uno che va, cioè uno va in giù di qua, uno va in là, quindi uno va avanti, uno indietro e uno va per trasversale. Io sono arrivata dall'altra parallela trasversale, quindi dove vado non lo so, non so neanche se continuare perché comunque anche lui è stanco, ha corso e esatto, questo è quello di cui vi parlo. Io sono arrivata da questa strada qui. Da questa strada qui. Qui c'è la strada che va in qua, qui c'è questa e qui c'è questa. Proviamo a fare un pezzetto di questa. Poi se rigiriamo, vero? Si è aperto un po' il paesaggio, però in realtà non vedo niente. Lì vedo un po' una vetta, però non vedo la croce, quindi non so se è Lignano o meno. Però posso dire che questo su cui sono appena salita non è Lignano, perlomeno credo. Io ho seguito qui, c'era tipo un sentiero da mountain bike, o downhill, non lo so. Ho seguito quello lì e sono arrivata qui. Adesso guardo sul telefono, vi faccio vedere dove siamo e poi penso che rigireremo perché sono 20 a mezzogiorno. E quindi volevo essere a pranzo a casa. Il mio campioncino. Abbiamo rigirato perché si è fatta una certa e volevo essere a pranzo a casa. Quindi stiamo riscendendo, anche se non siamo arrivati alla fine alla croce di Lignano, però
almeno la prossima volta avremo un po' di piacere della scoperta. E adesso sono le vie in cui ero indecisa di prima e prendo questa, anche se prima sono passati due ragazzi in bici perché questo è un sentiero, come ho detto, tipo da downhill. Però fortunatamente in quel momento stavamo riposando, eravamo fermi fuori dal sentiero, quindi non è successo niente. E ora loro sono avanti, quindi in teoria sono già andati. E niente, alla fine il più del percorso, diciamo, l'abbiamo già ripercorso indietro perché alla fine è solo dislivello, se no più o meno siamo allo stesso punto in cui siamo arrivati ieri l'altro, o ieri, non mi ricordo. Però sì, bel sentiero, figo, Frodo si diverte piano. Piano, piano! Matto! Io pensavo mentre venivo qua, qui in questa zona, possibile prosecuzione notevole? Allora, sotto ci sono 100 comunque metri più di 100 metri di verso il Tevere. dislivello. Quindi è che c'è due... No, no, Non so, se io ho visto dei studi che hanno fatto sul lupo in Toscana, se gli volevo poi, vai, c'è del materiale, se vi interessa, almeno loro. no, perché hanno fatto l'anno scorso il censimento nazionale del lupo in Italia e cercavano volontari. Io me ne lo lessi tardi, gli scrissi, dissi che ero disponibile, dissi anzi guarda, dice c'erano dei materiali, se vi interessa. No, no, siamo a posto. Lo Affanculo. studio l'hanno finito, vabbè, oh, se... No, veramente sembra proprio. Sì, è la prima volta che si usa in grotta. Ah, infatti sembra ancora c'ha il... Si è usata una o due volte in palestra. Ah, si sente, eh? Ma poi, ma da quanto è, eh? Ma infatti... Sì, ma perché questa è la parte che fa più impressione, ma ora la terra, il culone, non i fianchi, il culone, ma facciamo un delirio. Le vuoi anche da me? Le vuoi anche da me, Nasone? Mi piace essere pulito. Guarda quanto pelo, cazzo. Accidenti, come sei bello. Ora...